Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Subnautica. Allora, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Adesso lo riprenderemo un po' più di frequente, abbiate pazienza per questa pausa. Però, sono tornato qui nella nostra base per poter recuperare il nostro casco riciclatore rispetto a quello antiradiazione che avevamo utilizzato per l'Aurora. Poi ci faremo un altro giro all'Aurora, visto che ci manca ancora qualcosina. Però prima di tornare di là un attimino vediamo se c'è qualche comunicazione. We've covered more than half the distance, so hold on in there. We're scanning the planet for dry land as we speak. You couldn't have picked a less convenient parking spot. But we'll be in touch as soon as we have a landing site for you. Sunbeam out. E non c'è volevo vedere se mi dava anche qualche file. Comunque torniamo nella nostra base perché ho sistemato un pochino le nostre cose. A parte che ci dovremmo fare anche una bevuta, ce la facciamo al volo. E ho costruito altri due armadietti, ho sistemato un po' le cose in modo tale qui da metterci le nostre varie attrezzature tecnologiche. Tra l'altro ci mettiamo in questo caso anche il casco, perché adesso mi riporto questo qui per le profondità, che ci è sicuramente più utile. Qui invece ho messo materiali un po' più rari, perché in realtà volevo costruire anche qualcosa. Adesso andiamo a vedere, qui ho oro, un po' di cose, eccetera eccetera. Comunque qui forse si stanno sviluppando un po' di giovincelli. Adesso ho mangiato qualcuno di quelli, ho bevuto altri di quelli, quindi va bene. Cos'altro? Ah, volevo costruire la tuta Prowl, se non sbaglio. Aspettate, non mi ricordo come si chiama. Prone, che ci serve il cristallo di ossido di alluminio, ce l'abbiamo. Lingotto di plastel lo possiamo fare con i lingotti di titanio, se non sbaglio. Lubrificante, ok. L'aerogel ci manca e non possiamo neanche farlo, quindi questo è un piccolo problema, perché ci manca, questo lo lascio qua, vediamo se ci esce qualcosa. Ci manca qualcosa per craftarlo, quindi toglietevi, fatemi uscire da qua. Quindi una cosa che conviene fare è andare un attimino in giro a vedere un po' com'è la situazione. Tra l'altro guardate, ho personalizzato la colorazione del nostro sottomarino, del Simut. Si può fare tranquillamente qui, quindi potete andare a cambiare colori, base, nome e varie altre cose. L'ho fatto... Allora, c'erano colori molto fighi, però in realtà il bianco non era male. Perché? Perché effettivamente in mezzo all'oceano, nel buio, deve avere un colore abbastanza acceso. Quindi ci ho messo un po' di verde, questo giallo senape e delle bande viola, in modo tale che lo riusciamo ad individuare. Quindi questa è una cosa fondamentale. E quindi a questo punto ragazzi, visto che questa ancora non la possiamo costruire, dobbiamo cercare ancora qualcosa per fare l'omnigel, l'aerogel, che al momento non si può fa. Andiamo in esplorazione. Qua abbiamo svuotato tutto, sì. Ok. Questo qua l'ho dovuto togliere e rimettere. Ne avevamo trovato un altro di compensatore di pressione, però non possiamo utilizzarlo. Cioè non ne possiamo mettere due, altrimenti sarebbe stato figo, ma non ce li riconosce. C'è da dire anche che noi eventualmente potremmo fare anche quello di livello 2. Però non so se ce lo fa fare. Che è una propulsione, vabbè, ce l'abbiamo. Compensatore di pressione, vedete, ci dà quello di livello 1, ma se io volessi fare quello di livello 2, come cazzo facciamo? Forse lo dobbiamo trovare prima, perché in realtà abbiamo... No, ma neanche lo dobbiamo trovare, noi ce l'abbiamo il progetto. Perché noi qui abbiamo, vedete, compensatore di pressione sia MK2 che MK3. Per questo qui ci vuole il compensatore di pressione, ce l'abbiamo. Cristallo di ossido d'alluminio ce l'abbiamo. Microprocessore possiamo fare, lingotto. Però non so perché non me lo piazza qua. Rinforza lo scafo del veicolo ad alte pressioni, compatibile con Simut. Perché non ce lo dà? Non lo so onestamente, ve lo dico sinceramente, perché questi moduli
Cioè, se io vado qui, non mi sblocchi il secondo? Cioè, ci deve stare da qualche parte. Non lo so. Fatemi sap se magari sapete qualcosa. Sta di fatto che adesso ce ne andiamo un po' in giro, va. Grazie. Aia. Allora, dov'è che possiamo andare? Dov'è che possiamo andare? Possiamo andare verso l'infinito e oltre. Che fa, tampona? Ma sì, come detto, ci facciamo qualche giro per andare a recuperare un po'. Andiamo verso ovest. Aspetta, possiamo arrivare? Cazzo. No, vedete la stronza, scusa, adesso me ne sono accorto. Siamo al massimo 200 metri, come alcuni di voi mi avevano consigliato, perché altri dicevano no, 200 metri è il massimo, anche con quello non è vero. Era 300, mi ricordavo bene, e infatti alcuni mi hanno detto che a volte è un bug, quando si rientra nella Welcome partita aboard, Captain. bisogna staccare e riattaccare il modulo, perché altrimenti non te lo... Ma non è che magari neanche il rinforzo allo scafo ci riconosce? Io nel dubbio tolgo tutti e due. Ok, vedete, adesso 300 metri. A posto. E se no ci giochiamo 100 metri di profondità, che non sono pochi. Tanto lo stiamo sfondando qua sui fondali. Non so se andare a ovest, a sud. Sud. Andiamo a sud? Andiamo a sud. A sud ci eravamo passati perché lì c'è l'isolotto. Però se andiamo non propriamente a sud, ma un po' più in qua, magari troviamo qualcosa. Sfruttiamo il fatto che abbiamo... No, però facciamo un sud-sud-ovest per recuperare un po' di materiali, eventualmente qualcosa di particolare. Se riusciamo a trovare quello che ci serve per fare l'Omnigel, che poi avevo cercato quello che ci serve per farlo, non mi ricordo il nome, però visivamente ok. È una specie di roccia nera e viola, che forse qualche volta l'abbiamo anche trovata, sapete che non mi ricordo. Perché una volta che ho visto l'immagine ho detto scusa, ma noi questa già l'avevamo vista. Forse nella prima partita che avevamo fatto, tutto è possibile. Però occhio, scusate, solo che non mi ricordo dove l'avevamo vista. Questo potrebbe essere un piccolo dettaglio importante. Allora, qua i 300 metri ce li abbiamo, quindi... Anche se già ci siamo arrivati praticamente. Caution. Passing safe depth. Fatemi controllare. Prima di imbucarci qua sotto, eventualmente. So che ci sono cose da raccattare, però magari ci fermiamo solo a quelle più particolari. Qua si scende molto più in profondità e... Noi non possiamo. È una cosa simile a questo, solo che invece delle parti viola, questo non possiamo neanche raccoglierlo. C'è un po' di uranio che non so fino a che punto ci possa essere utile al momento. Però magari un pochino lo raccogliamo, che ce frega. Vediamo questa roba. Oro, questo. Olio di sangue. Vabbè, questo già ce l'abbiamo un bel po' e onestamente al momento ancora non so cosa ci possono servire. Quindi famo che... Diamante, vabbè, diamante ci può stare. Cazzo! E qua poi nelle profondità estreme è anche un po' più pericoloso dal punto di vista della nostra sopravvivenza con questi schifi che ci inseguono. Cazzo, ce l'ho un medico, l'ho sopportato, sì.
Siamo a 344 metri, ma il problema è anche l'ossigeno, quindi non ci allontaniamo troppo perché sennò qua poi moriamo male. Qualcosa di questi. Cazzo. Vabbè, ci fanno poco male, quindi possiamo soffrire in silenzio. Oddio, sto colore. 30 seconds. Sì, aspetta, fammi approfittare per mettere da parte queste cose perché già abbiamo riempito. Questa non è proprio una cosa positivissima. Mi porto il Simuk da quest'altro lato, senza andare troppo in profondità, se no ci si scassa tutto. Caution, passing safe depth. Poi magari qua sotto ci possiamo andare Warning, noi, però. maximum depth reached. Hull Beh, ho damage capito. imminent. Perché la tuta prone ci permette di camminare sul fondale. Quindi probabilmente ci darà anche ossigeno a sufficienza. Guardate, accendo. Stanno accese, sì. Riaccendo anche le lume, le lascio accese? No, grazie. Vabbè. Vediamo se riusciamo ad arrivare. Molto in profondità, direi. Proviamo ad entrare qua dentro. Questo. Qua c'è un sacco di uranio. Ma ste cose? Questi sono quelli caduti, penso. Sì, sono uguali. Ok. Andiamo un altro pochino da questo. Io ho anche paura ad andare troppo in profondità perché poi non. Aspetta. È questo. Sì. Sacca di gel. Aspetta, aspetta. Raccatta le sacche di gel. Tre ce ne abbiamo. Torna subito al sottomarino, se no qua moriamo male. Non lo so, non vorrei rischiare. Anzi, adesso mettiamo subito ste sacche di gel. Ok, abbiamo avuto anche culo nel trovarle quando ci servivano. Perfetto. Le metto qui dentro, così se noi moriamo male, queste si salvano. No, però forse nell'altra partita. Perché mi ricordo che le avevo già viste, perché poi sono andato a cercare cosa serviva per fare l'aerogel. E quando ho visto l'immagine ho detto, aspetta, ma noi queste ce l'avevamo, le avevo trovate, le avevo viste. Boh. Non so perché poi alla fine non ci avevo. Come detto, forse era l'altra partita o forse mi sono sbagliato io. Però ci sono, aspetta, anche dei resti di metallo. Quindi significa che possiamo trovare qualche progettino, qualcosa. No, con ogni probabilità no. Perché di solito quando si trovano pezzi di metallo. Vabbè, a sto punto, scusate, facciamo una cosa. Tanto se dobbiamo tornare, cosa che farei, almeno andiamo a costruire sta tuta e poi possiamo andare nelle profondità prepotentemente. In realtà l'argento ne ho poco, argento e rame. Se riuscissi a trovarne sarebbe un'ottima cosa. Vedete qua ci sono. Aspettano qua. Poi andiamo sotto, ok, però prima. 30 seconds.
Aspetta, mi sono perso il sottomarino. Oxygen. Siamo morti. Vabbè. Ste cazzo di profondità. Aspettate, dai che ce la fai, dai che ce la fai. Mamma mia, rischio. Sì, certe volte mi perdo malamente. Certe volte, spesso. Fatemi lasciare un po' di cose. Già stiamo riempiendo tutto, però ci sta, dai. Ok, un attimo. Come detto, se riusciamo a trovare anche un po' di argento sarebbe una gran cosa. Ma in profondità troviamo solo cose troppo preziose, tipo oro e diamante. E ce ne facciamo sto cazzo al momento, poi magari serviranno tantissimo. Addirittura del barbonissimo titanio. Allora, volevo andare a rivedere lì dove abbiamo visto il ponticello della... fatto con astronave scassata. Naturalmente adesso non troverò mai più che... ah no, quello è quello che c'è in cula male. Così oro a gratis. Sì. Vabbè. Ci dobbiamo accontentare dell'oro. Sì, cioè, forse quasi più utile. No, lo so, l'avevo visto con la coda dell'occhio, però... Damose. Torniamo alla nostra... allo Sosimut. Non ho trovato il ponte perché... si vede in cazzo. Il ponte, lo chiamo ponte, però, quella parte di... navicella. Sicuramente la ritroveremo salendo, neanche. Guarda, va. Cazzo, scusate, facciamo una cosa tecnico-tattica. Qua ci possiamo comunque tornare. Però se ci facciamo la tuta che ci permette di andare più in profondità, noi eventualmente non abbiamo neanche di questo problema nel dover risalire ogni volta. Il problema... questa l'avevamo già trovata? Che ne so, vatte la pesca. Probabilmente sì. Sì, c'è... quindi ci eravamo già passati. L'altro mezzo giretto ce lo facciamo. Poi proviamo a tornare alla base e a costruire pian piano la tuta per andare nelle profondità. E che cazzo sti... cioè, tamponano loro, eh. Non è che siamo noi. No, qua. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Qua le profondità aumentano, quindi non possiamo. Però io voglio quello di livello 2. Cazzo, l'avevo trovato, avevo ricercato. 300 metri è poco, non ci basta. Non maximum depth reached. Hull damage imminent. Sto giusto dando un'occhiata, magari. Che cazzo, eh? Magari moriamo male. Sarà cattivo? Scusate, nel dubbio facciamo anche una cosa. Siccome mi sta per esplodere il sottomarino, fatemelo aggiustare un attimo. Guarda la scritta Simoth che si vede in profondità, ma neanche tanto perché è blu sul blu. Non si vede niente. Dovremmo anche mangiare un pochino in realtà.
Quindi forse sì, sarei propenso nel tornare. Avviciniamoci alla base, va. Welcome aboard, Captain. Tra l'altro, per quanto riguarda l'energia del Sinus, secondo me la carica 100%, cellula energia. La ricarica quando rientriamo qua è possibile? Comunque sta di fatto che fatemi fare un attimo una cucinata e poi facciamo questi, credo ne possono bastare un paio. Per quanto riguarda l'acqua, non lo so, adesso vediamo. Vediamo un po'. Dov'è quello cotto? Vital science stabilizing. Due. Vabbè, sì, magari sì, nel frattempo si riproducono. Non lo so, in realtà devo fare un po' di conti. Ce ne sono due di aerosacchi e tre di quegli altri. Due e tre. Quindi adesso diventeranno sei. Sì, sì. Almeno, no, perché vorrei capire se effettivamente o era un'impressione mia che ce ne avevo lasciati tanti o se si riproducono, perché in linea teorica, vabbè, sta di fatto che adesso possiamo fare la tuta. Anche la tuta però dobbiamo vedere le profondità, in realtà. Cristallo di ossido d'alluminio ce l'abbiamo. Aerogel dobbiamo farlo. Spero che ce lo faccia fare. Lubrificante. Due di lubrificante. Aspetta, qua ci serve un fottio di... Dove ce l'avevo? Ah, cazzo. Mi sa di no, perché ce ne servono altri. Fatemi controllare. Ok, aerogel. Sacca di gel. Vabbè, l'abbiamo lasciata là. Poi la riprendiamo. Aspetta, si fa con... Sacca di gel e cristallo di ossido di alluminio. Vabbè, comunque altri ce ne abbiamo. Una cosa che dobbiamo fare è... Dobbiamo andare a trovare altri semi a grappolo. Allora, semi a grappolo recuperati, quindi altro lubrificante fatto. Ora, come detto, ci serve... Aspetta, ne ho presi anche di più. Si sa mai che... Ci possono tornare utili. Come detto, fatemi ricontrollare tutto. Aerogel, lingotto di plastel. Il lingotto di plastel ci serve. Un sacco di titanio, mi sa. Lingotto di plastel ci serve. Un lingotto di titanio e del litio. Quindi 2 litio e 20 di titanio. Ce l'abbiamo 20 di titanio? Non credo. No. Ce ne mancano 6. I mortacci sua. Quantitativo di roba abnorme. Vabbè, andiamo a raccattare eventualmente anche qualcosa del genere. E quindi... Vabbè, 2 lingotti di plastica ce ne servono. Vacca puttana. Quindi dobbiamo raccogliere troppo titanio. Vabbè. Ma no, no, altri 6. Il litio dov'è che l'avevo piazzato? Cristallo di alluminio. Ditemi che ce l'ho da qualche parte il litio. Ah, eccolo qua. Vabbè, almeno ci facciamo il primo lingotto e facciamo un po' di spazio. E quindi andiamo subito con i butti via del titanio. Perfetto, vabbè, ci siamo lì. Smantelliamo tutti. Lingotto di titanio. Ok, e lingotto di plastel.
E quindi, tornando a noi, a parte il titanio che dobbiamo lasciare, ingotto, titanio dove lo stavamo a mettere? Non qui, ma qui. Allora, cristallo di ossido di alluminio e aerogel. Cristallo di ossido di alluminio. Aspetta, l'aerogel com'è che si faceva? Sacca di gel, cristallo di ossido di alluminio, quindi 4 cristalli di ossido di alluminio. Che non so dove ho messo. Ma non possiamo mettere dei cartelli? 1, 2, 3, 4. E 1 e 2. Vediamo un attimo se ci siamo. Fatemi ricontrollare tutto. Aerogel per due. Uno. E due. Perfetto, ci siamo. Questa, se non sbaglio, si costruisce direttamente da qui. Ma non so se posso. Cioè, dove la piazza? Mi scusi se io ci ho attaccato questo. Perché vi ricordate che anche quella era tipo appesa. Moduli. Ah, no, è vero, aspettate. Adesso mi sono ricordato. No, era Welcome quella. aboard, Qui era per Captain. aggiustarla e modificarla. Ma in realtà ci spona da. Dove cazzo l'avevo lasciato il macinino? Eccolo là. Sì, mi ero dimenticato. Posso. No, cazzo! Vabbè, aspetta, ripiazzamelo più vicino, magari. Non troppo, sennò. Ma posso spararlo così? Associazione allo slot, lo devo piazzare così. Vedo niente. Invece di raccattarlo, mi faccia salire. No, raccogli. C'è una puttana di eva. Veicoli, veicoli. Quanto ci manca per il ciclope, maledizione? Vabbè, facciamoci ertutone, va. Ce lo butto a mare. Olè. Aspetta. Proprio qua nel. Allora, vediamo come funziona cellula energia. Ah, cazzo, due ce ne sono. Cosa di stoccaggio. C'entra una madonna di roba. Grande così. Poi magari se ci mettiamo due lanciamissili qua spacchiamo dei culi, eh. Vai. Welcome aboard, Captain. Ah no, 900 metri di profondità. Vacca troia, con questo spacchiamo dei culi. Ma non risale in superficie? Ah sì. 900 metri qua. È fatta. Fatta sta ceppa, vabbè. A parte tutto, io a questo punto. Ah, così dà anche dei pugni. Ma quanta sportiveggianza in questo coso. Allora, te lo parcheggio un attimo qua, perché noi ci possiamo aggiungere anche quello per aumentare la profondità, no? Uno ce l'abbiamo, mi sa che è la stessa. È la stessa cosa. Fammi spostare un attimo questo che te lo parcheggio qua di lato. Fermo qua. Cambiamo. Momento. Affilata al meccanico. Olè. Poi vabbè, eventualmente cambia. No, cazzo, che. Aspetta, c'è una falla nella. Puttana di Eva. Fermi tutti. Costruttore di A. Perché questa cosa? Com'è potuto succedere?
Vabbè, prima di riparare mi sa che conviene aumentare la stabilità della baracca. A posto, allora, struttura ristabilita. Salute anche. Vediamo un po' cosa possiamo. No, aspetta, sbagliato. Mentus. Questo me lo posso portare perché lo possiamo inserire anche qui. Penso che sia lo stesso, quindi. Olè. Per le braccia altre due cose potrebbero andare. Adesso cerchiamo di capire. Ah, tipo la trivella, quelle che avevamo visto, che però non abbiamo ancora. I moduli. Chianite non ce l'abbiamo assolutamente. Reattore termico. Ah. Vabbè. Questo sì, ci è utile. Cannone a propulsione. No. Arpione. Trivella ancora non la scopriamo. I siluri però. Scusa. Ma i siluri non li posso mettere pure su questo, no? Moduli comuni. No, il Simut che c'ha i lanciasiluri. Vabbè, qua ci possiamo mettere l'arpione e la trivella. Però vorrei comunque controllare adesso la profondità raggiungibile. 1050. Ok, ma tanto per sapere, posso entrare con questo nel Simut? Ci sputa in un occhio. Eh no, sarebbe stata una figata perché con questo andogazza andiamo comunque a piedi. Aspetta che non riesco neanche ad andare in superficie, di una pesantezza estrema sto coso. Sì, perché vedete, la spinta è quella che è, quindi se io rimango nelle profondità, poi come cazzo torno in superficie? Questo è un problema. Cioè, se sto a 1 chilometro di profondità, sto cazzo che riesco a risalire con una spintarella del genere. Però, vabbè, ragazzi, lo proveremo anche il tutone, così possiamo andare a profondità estreme senza problemi dal punto di vista dell'ossigeno, che è una grandissima cosa. Voi mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un like, condividete, seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale. Ci vediamo allora con il prossimo appuntamento con Subnautica. Andremo nelle profondità, profondità come se non ci fosse un domani. Ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Quel Tareale.